Lo scoprirete domani chi è Giulia Kaneshiro, signori telespettatori. Iniziamo la lezione. Dove siamo arrivati la volta scorsa? È acceso? Prof, c'ho una pregata di recarsi subito in sala docenti. No, no, no. Cosa potrà mai essere? Vado in sala docenti, nel frattempo studiate da soli. Va bene, profete. La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero, dovremmo farne buon uso. Allora, qual è il tuo piano? Fammi vedere cosa c'ho da leggere. C'ho maestro di freccette che potrebbe essere utile, dolci cinesi, la Chinatown non mi serve per ora, l'ABC dell'artigianato potrebbe essere una valida scelta effettivamente, molto meglio delle freccette. Anche perché con le freccette bene o male sono bravo. Dai, facciamo l'artigianato. L'artigianato è tutta una questione di mentalità. Che risposta vaga, forse vuole suggerirci che il punto cruciale è restare motivati. Ma sì, tanto. È stato interessante. Hai finito di leggere l'ABC dell'artigianato? Nutrivo dei dubbi su questo libro, ma la seconda metà meritava davvero di essere letta. Il numero di volte che puoi creare strumenti di infiltrazione è aumentato. Ah, riecco l'insegnante. Beh, sempre meglio di niente, no? Cosa sarà mai stato? Beh, riprendiamo la lezione. Cazzo, quanto siamo stati veloci a leggere tutto quel libro grosso così comunque. Io, ci è mancato poco. Comunque, grazie a Kawakami abbiamo tenuto un bel po' di tempo libero. Eh già. Kaneshiro avrà letto i poster? Mi scusi signore, ma... ho trovato questo sull'auto, c'è scritto qualcosa. Eh? Leggila! Ma... leggila, ho detto! Signor Giulio Kaneshiro, avido mangiasoldi che sguazza nell'ingordigia. Hai perpetrato ignobili truffe e raggiri, sfruttando e pretendendo di e prendendo di mira i più giovani. È nostra precisa intenzione indurti a confessare i tuoi crimini. Senza errore o indugio alcuno, ruberemo i tuoi desideri distorti. Firmato... Killer Jekostar. Tende care cose. Non è un problema. Di che parli? Se dovesse accaderle qualcosa. Voglio dire, se i piani alti dovessero scoprirlo. Non perdere tempo con queste stronzate. Fai solo in modo che non si sappia. Ma hanno riempito la città con questa roba. E la gente ne parla su internet. Tutti quanti, portatemi i vostri ricavi. E se non supererete le vostre quote, vi ucciderò con le mie stesse mani. Sì, signore. Qualcuno si è arrabbiato qui, eh? Ladri fantasma, non fatemi ridere. vi aspetto in banca, stronzetti. Ehi, ce ne andiamo. Pagheranno per questo. Se dovessimo perdere saremmo nei guai. La lettera di sfida è stata affissa su tutta Shibuya. È una bella idea, no? Vista la teatralità del gesto, Kaneshiro sarà stato sicuramente informato. Sei il cervello di questa missione dei ladri fantasma. Ryuji, dovresti prendere esempio da lei. Madonna mia, che stronzo. Ehi, sono stato io ad affliggere la lettera dappertutto, ok? Mi sono pure dovuto travestire per non farmi riconoscere. Forza, non c'è tempo per stupide chiacchiere. Muoviamoci. Stavolta affronteremo un vero criminale, molto pericoloso. Ora che abbiamo un nuovo fantastico membro, quel maledetto non riuscirà a fermarci. Makoto, ricordi come funziona? Una volta rubato il tesoro, il palazzo crolla e il cuore del signore del palazzo si risveglia. Wow, ha imparato in fretta! Ryuji ha ancora qualche difficoltà. La vecchia me è morta, Makoto la leccapiedi se n'è andata e gli adulti corrotti che la controllavano se ne accorgeranno. Sembri bella carica! Ok, Joker, attendiamo il tuo segnale. Andiamo! È l'ora di risvegliare uno stronzo. Il palazzo di Kaneshiro.
Che tra l'altro mi sono appena accorto di una cosa. Avevo sbagliato webcam. Yeah! Va bene. Allora, la squadra per questo giro, direi di portarci Ryuji. Sì, Yusuke, mal che vada, lo cambiamo. Han e Makoto. Perfetto. Direi che il gruppo è a posto. Forza ragazzi, si entra in azione. Al capo. Il nostro unico obiettivo di oggi è rubare il tesoro. Avanti. E allora sbrighiamoci, la via è aperta. Al capo ragazzi. È Kaneshiro. Ci stava aspettando. Ehi là Kaneshiro. Wow. Ma che diavolo. Una cassaforte! L'ultima volta non c'era! Ha modificato tutta la stanza così in fretta! Non per niente questo palazzo è una banca! Salve, benvenuti nella mia banca personale! Mi sorprende che siate arrivati fin qui! La fortuna non vi manca, a quanto pare! Fortuna? Non essere ridicolo! Ti risveglieremo il cuore e ti faremo confessare tutto ciò che hai fatto. In questo modo salveremo tutte le persone che stanno soffrendo a causa delle tue merdate che combini. Tutti crederanno in noi dopo che avremo dato una lezione a un latitante come te. I potenti spremono all'osso i loro subalterni per denaro. E questa è la gerarchia che governa il mondo. Siete la fonte delle mie ricchezze. Accettate questo destino. Non acconsentiremo mai. Gerarchia? Dici? Tu devi esserti bevuto il cervello. Cosa credete? Tutto questo mi è stato imposto. Ho passato l'inferno, ma ora è venuto il mio turno. Ora tocca a me approfittarmi degli altri. E se anche fosse, non pensi di prenderti con le persone sbagliate? Che essere miserabile. Che tu sia consapevole e innocente non ha alcuna importanza. Solo i più furbi la spuntano. I forti e gli scaltri divorano i deboli. È l'ordine naturale delle cose. Voi mocciosi del cazzo, così sicuri di sapere tutto grazie a internet, siete delle prede perfette. È proprio senza speranza. Sono sempre gli idioti a farsi ingannare. Gli idioti che pagano il prezzo della loro idiozia. E se non vorranno imparare, beh, che se ne facciano una ragione, che restino pure quello che sono. La vuoi finire? Immagino non abbia senso continuare a parlare con voi mentecatti. La mia preziosa lezione finisce qui. E ora spero che sareste pronti a lavorare per me come schiavi per il resto della vostra vita. È un affronto. Vi ronzerò intorno e vi succhierò via fino all'ultimo centesimo. Che sta succedendo? Perché scatta tutto? Ok. Perché sta scattando tutto? Mamma mia, Kaneshiro è secondo me quello più brutto, proprio è più brutto di tutti. Baby? Yo! Ha mostrato la sua vera natura. Una mosca che ronza intorno alla merda. Essere giovani è un grave crimine. I giovani sono ingenui e impulsivi e non mi si rendono neanche conto di quanto sono stupidi. Non potevo proprio fare a meno di sfruttare quegli idioti, vi pare? E ora è ora che ve lo presenti. Ecco qui, il mio robot guardiano. Ma che cacchio? Tan tan tan. Il boss è un porcellino gigante. Pronti a morire? Un maiale.
Questo non è un maiale, è il guardiano difensivo suino meccanico del mio palazzo, Piggytron. Affrontarmi è un crimine molto grave, lo sapete. Ora andrete tutti qui e quanti all'inferno. Maledizione, non mi aspettavo che avesse un simile asso nella manica. Joker, mi raccomando, facci riorganizzare se pensi che siamo in difficoltà. Quell'aggeggio è colossale, se ci attacca mentre la nostra energia è bassa, per noi è la fine. Tranquilli, c'ho l'healer. Non è nulla di cui preoccuparsi. Allora, abbiamo provato i colpi, il fuoco, il nucleare. Non ho provato il ghiaccio, il fulmine, il vento, lo psichico, la luce e il curse. Peccato che non abbia nessuno corso in questo momento. Quindi, ragazzi, è il momento di boostarvi tutti quanti. Dov'è Termopili? Ecco qua. Alot! Tutti quanti potenziati. Direi che possiamo iniziare a colpire fisico in questo momento. Tu invece diminuiamo l'attacco del nemico, che è già qualcosa in realtà. Tu, Ryuji, vai di attacco pesante. 150, un po' poco, Ryuji. Ma io te l'ho cambiata l'arma, Ryuji? No, non gli ho cambiato l'arma. Cavolo. Dai, hai resistito, brava Makoto. E ora, Alat, concentrazione. Il prossimo attacco Kaneshiro sarà devastante, lo vedrai. Micchia, 205. Vai di Aghilo. 140. Oh, però Makoto mena, 178 Ryuji. Voi tempisti mi state proprio sui nervi. Prima avete chiamato maiale il mio Piggytron, eh? Vi riferivate anche a me quando l'avete detto. Se è così, vi farò a pezzi. Vai, Piggytron, forma Super VIP. Ovvero si è trasformato in una palla da bowling gigante. Si è trasformato. Non ditemi che vuole travolgerci. A quanto pare sì, Morgana. Quindi è il momento di dare un bel colpo a questa storia. Mi dispiace, Piggytron, è finita. Ma che? Il mio Piggytron! Va bene, mi occuperò da solo di voi codardi con il potere dei soldi. Guardie speciali. Una mosca gigante e una mosca col manganello. Ah, voi! Ho pagato questi tizi per darvi una sistemata. Che ne dite? Sono fortissimi e volano alla grande. Un muro invincibile. Ah, è questo che intendi con ti occuperai da solo di noi? Ehi, ragazzi, stanno aumentando di numero, ma non possiamo arrenderci. Diamoci dentro. Certo, capo. Oh no, ninna nanna. Cacchio. A chi ha sparato? Oh, sei stato bravo, Mi dispiace. Attacco ristabilita, ripresa di precisione. Ok, è di nuovo il momento di termopilare. Benissimo, così non mi devo occupare di loro. Benissimo, fammi vedere un attimo. Allora, resiste a tutto e l'altro resiste a tutto, bene o male. E attaccare Kaneshiro non è plausibile in questo momento, quindi... Mafrei! L'avevo detto che resisteva. Che cosa? L'hanno fermato! Avanti! Ho detto che sono un muro invincibile, giusto? Vi presento il potere dei soldi! E vai! La tecnica dello scudo è una vera seccatura. Possiamo far fuori i suoi sottoposti, ma Kaneshiro non mentiva quando diceva che sono tosti. In tal caso, perché non li addormentiamo? Se fanno la nanna non possono ostacolarci. La scelta delle tattiche è tutta tua, Joker. A me non sembra un brutto piano. Lo so. E allora iniziamo a farne fuori uno. Ryuji, tocca a te. Vai di... attacco furioso. Benissimo, bravo Ryuji. E che cazzo? Joker!
mi dispiace, io respingo. Oh, I'm sorry for you. Joker si è addormentato. No, tranquillo Morgana, non sono vulnerabile. Solo che perdo un turno per niente. Chance altra di infliggere amnesia. Dai, almeno è qualcosa. Dormira sull'altro. Perfetto. Diamogli una testata gigante a sta mosca. Quasi morto. Benissimo, questo gli ha aumentato l'attacco. Sorry for you. Quanto è bello che cercano di attaccarmi perché sono l'unico che sta dormendo. Sono l'unico che sta dormendo in questo momento. Congelazione. Lo so che si dice congelamento, volevo solo fare una roba un po' più... Ok, staffetta. A chi possiamo staffettare? Direi che... ad Anna, visto che... delle due è l'unica che c'ha l'attacco aumentato. Vai e scioglilo, Ann. Stupida mosca. No, dai, tutti quanti addormentati, no, però. Oh, ma non finisce mai. Oh, bravo, bravo. Finalmente. Devo risvegliare Ann? Non è un problema, tranquillo. Vai, salvezza, Maria. Oh, mi dispiace Kaneshiro. Gli effetti di stato non sono più un problema ora. È vero, potevo dargli un colpo nucleare. Non ci ho pensato. Facciamolo con Raul. Perché non vi rassegnate a morire? Va bene, è ora del mio ultimo asso nella manica. Faremo baldoria sotto una pioggia di soldi, chiaro? A catinelle. Wow, che attacco micidiale. Kaneshiro si sfrega le mani. Davvero, Kaneshiro? Oh no, non è più a fuoco. Peccato. Ti avrei voluto veramente mandare a fuoco. Vediamo se posso almeno addormentarlo. Posso addormentarlo, perfetto. Potrei fargli un attacco tecnico. Però vorrei attendere un attimo. Voglio riuscire a farlo con Raul, non me ne frega niente. Attacco ristabilito. Tutte quante le statistiche, insomma. Non ti svegliare, bravo Kaneshiro. Perché a lui il nucleare no? Non funziona? Forse perché lui resiste al nucleare. Vuoi vedere? Sarebbe veramente fastidioso. No, 3300. 3300. Ryuji, vuoi pensarci tu all'attacco finale? Ci penso io. Bravo Ryuji. Pensaci tu e Makoto. Orca troia. Mamma mia. Che poi l'animazione contro certi nemici è anche diversa. A catinelle. Altri soldi che se ne vanno, Kaneshiro, eh? State tutti bene? Tranquillo, Morgana. Oh, cos'è? Ti si è svuotato il maialino? Mi dispiace. Sono finiti i soldi? Già. Mi dispiace, Kaneshiro. No, blocchi... Oh, stronzo maledetto. Allora finiscilo tu. Bravissima Makoto. Non posso senza denaro, io. Oh, ma certo, nel Pigitron ci sono ancora dei soldi. Devo tornarci subito. Ah, contanti. I contanti mi tranquillizzano sempre. Un attimo, qualcosa non va. Pigitron? Erca troia. Il tuo salvadanaio è esploso, quanto pare, Kaneshiro. Siamo saliti anche di livello. Nuova abilità per chi? Per Ryuji, potenzia folgorazione. Vai, togliamo questo qui. Vulnerabilità al vento. Toglierei una di queste. Ecco fatto.
Tu invece bomba accecante. Fisico medio a tutti i nemici, bassa chance di vertigini. Ok. Oh, dei lingottoni. Kaneshiro. Non li lascerò a nessuno. Questi sono i miei soldi. Li hai presi dalle tasche degli innocenti. E va bene, cancellerò il vostro debito. Eh? Sembri ancora piuttosto altezzoso. Avete ragione, sono un orribile piccolo idiota. Come potrei mai vivere una vita normale? È tutta colpa della società. Per quanto ci provassi, ai deboli non è concesso avere una vita felice. Cosa credete? Anch'io sono una vittima. Già, non è colpa mia. Più parli e più ti rendi patetico. Volete soltanto avere il mio posto nel mondo. Voi mi capite, vero? Ah, volevo. Stronzate! Non hai fatto altro che circondarti di persone da sfruttare, all'unico scopo di guadagnare soldi facili. E poi credi di essere l'unico a venire etichettato? Io e questi ragazzi siamo tutti combattendo la stessa battaglia. Non temere, finalmente avrai anche tu un posto a cui appartenere. Un posto dove fare ammenda per il resto dei tuoi giorni. Ci occupiamo noi di quel cuore distorto che ti ritrovi. Completamente gratis. Sono lieto che tu l'abbia capito. Ora va e torna dal vero Kaneshiro. Sul serio? Siete proprio degli sprovveduti. Con quel potere che avete, poi questi palazzi potrebbero fruttarvi soldi a palate. Potreste fare ciò che volete con i cuori degli altri. Noi non siamo come te. Che ve ne fate di quell'ingenuo senso di giustizia? Sapete, c'è qualcuno in giro che sta già approfittando di tutto ciò che i palazzi hanno da offrire. Cosa? Vi svelerò un piccolo segreto. C'è un criminale che usa i palazzi delle persone per fare tutto ciò che gli pare e piace. E non è tipo da badare alle conseguenze. Arresti mentali, raptus, non si fa alcun problema. Che sia la stessa persona di cui parlava l'ombra di Madarame. Vuota il sacco! Di chi stai parlando? Lasciate stare. Al suo confronto non siete nulla. Vi conviene fare attenzione. Incrociare questa persona potrebbe rivelarsi fatale. Ci penseremo più tardi. Prendiamo il tesoro, non c'è più tempo. Allora ci conviene prendere quello più grosso. Ehi, ma cosa... Miau! Il tesoro! Ma che gli è preso? È stupendo! Wahoo! Essere umani è fantastico! È oro luccicante, oro scintillante! Togliti di dosso! Diamine, non si lanciano gli animali. Adesso basta, tutti a bordo, presto. Prendine uno, forza. Minchia, neanche uno, ne hanno presi almeno tre. Ok, tutto pronto. E va bene. Mia! Ehi, non c'è la strada. Porca miseria. E sono morti tutti. Dorashine. E questi da dove sono apparsi? Ai. Credo di essermi spaccato il culo in due. E tu, Han, tutto bene? Anche il tuo è spaccato in due. Certo che no. Però non sarebbe normale. Ah, non in quel senso. E comunque è troppo pericoloso saltare fuori in questo modo. Ah, ci guardano tutti. Scusate, salve. Grazie al cielo non si è fatto male nessuno. Beh, proprio nessuno, non direi. Cazzo! Quella valigetta! Pare essere la causa del collasso di Morgana. Non parlavo di questo! Quello non è mica il... Il tesoro di Kaneshiro! Ehi, il semaforo è rosso! Cazzo, il gatto! Ma l'hanno lasciato lì morto per terra.
Dove possiamo aprirla? Che credite del karaoke? Non saprei. Lì ci sono le telecamere di sorveglianza. Oh, conosco un posto perfetto. Casa mia? Giusto. In effetti avrei proprio voglia di un buon caffè. E poi dobbiamo rimettere in sesto Morgana. Come sei gentile. Poverino. Wow. Questo posto ha un che di rassicurante. Hai scoperto qualcosa? È chiusa tramite un lucchetto a combinazione. Per aprirla avremo bisogno del codice. Un lucchetto a combinazione, Fammi provare. Cliccate, cliccate, cli. Fatto. Lo sapevo. Come ci sei riuscita? Avevo memorizzato le cifre. Dopotutto l'ho visto aprirla e chiuderla così tante volte. Beh, è spaventoso, ma anche grandioso. Ah, come brucia. Ehi, apriamola, presto. Porca troia. Quanti sono? Credo che ognuna di queste mazzette corrisponda a 1.000.000 di yen. E se è solo uno strato, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 2 sono 12. Sono 12 milioni di yen. Se sotto ce n'è un altro strato uguale, sono 24 milioni. Una, due, tre. Ce ne sono 30. Davvero? Le ho contate male? 30 milioni di yen. Anche dividendoli sarebbero 5 milioni a testa. Porca vacca. Da oggi in poi per me solo zuppa di maiale triplo formato o deluxe. Cerca di pensare un po' più in grande. Non vorrei raffreddare gli entusiasmi, ma questi soldi vi sembrano veri? Cosa? Porca troia. Banca del bambino. Sul serio? Forse significa che tutto quello che faceva era solo una messa in scena per sembrare un duro. No! Beh, però c'è da dire che con questo caso abbiamo spaccato. È una soddisfazione, no? In che senso? È una cosa positiva o negativa? Entrambe! Non avrei mai immaginato che i ladri fantasma bastasse questo per sentirsi soddisfatti. Ah, divertente. Vabbè. Oh, abbiamo appena sorriso, abbiamo fatto un momento. Sebbene il contenuto non fosse altro che cerpame, devo dire che la valigetta non è niente male. Ok, allora vendiamola, almeno questo. A proposito, Morgana, sei riuscito a recuperare qualcuno dei tuoi ricordi? No, per niente. Cos'è? Quella botta in testa ti ha fatto perdere la memoria ancora di più? Per te è facile parlare. Tu non hai perso la memoria. Soffri di amnesia? Qualcosa del genere. Però la ricerca dei tesori e tutto il resto riesci a ricordarlo. Allora ti auguro di ritrovare presto la memoria. Dunque, ora che succede? Dobbiamo aspettare che Kaneshiro abbia un risveglio del cuore. Stavolta sarà una bella bomba. La gente andrà fuori di testa per questa roba, garantito. Ehi, ricordate cosa ha detto Kaneshiro alla fine? Parlava di un criminale che usa il metaverso. Sì, la cosa turba anche me. Non ha senso pensarci adesso. Prima stiamo a vedere come va il risveglio del cuore di Kaneshiro. Probabilmente dovremmo volare basso per un po'. Non mi aspettavo di sentire queste parole proprio da te. Con che faccia, povero Ryuji? Riguardo alla mia richiesta, quanto tempo ci vorrà? L'incidente è avvenuto nella scuola che dirigi? Parla col preside. Chiedo scusa, signore. Dovremmo discutere immediatamente di quell'organizzazione criminale di Shibuya ed evitare il phishing. Va bene. Spero che non dimenticherai chi è stato a garantirti la tua posizione. L'altro agente ci ha fornito una lista di candidati senza alcun indugio. Tienilo a mente. Sì, senz'altro. Procedi con l'indagine, per favore.
ogni volta lui gli cambio la voce. Perché lo vediamo così poche volte che veramente non mi ricordo mai che voce gli ho dato. Abbiamo fatto il possibile, vero? Dobbiamo solo aspettare il risultato ora. Chissà cosa succederà quando avrà risveglio del cuore. Credete che si consegnerà? Probabile. Spero che dica tutto alla polizia. Ci sono ancora un po' di cose in sospeso, ma credo che ce la siamo cavata bene. Già, bravi ragazzi. Vero, eravamo contro un criminale vero in fondo. Già, siamo riusciti a rubare il cuore di un famoso criminale. Chissà che faccia farà Akechi quando sentirà la cosa. Spero solo che la gente possa trarre il coraggio dalla notizia. C'è ancora una cosa che mi preoccupa però. Intendi la possibilità che qualcuno stia usando il metaverso in modo criminale? Se fosse vero, sarebbe una cosa imperdonabile. Beh, possiamo pensarci più tardi. Per ora aspettiamo il risveglio del cuore di Kaneshiro. E sia, ben fatto, gente. Beh, grazie a te. Ora dobbiamo solo aspettare che la cosa dia i suoi frutti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il gradimento del pubblico dei nostri confronti schizzerà alle stelle. Ah, lo spero. Allora, vediamo se posso farmi fare un massaggio per poter uscire. Se ti senti molto stanco, perché non chiedi a Kawakami di farti un massaggio? È quello che sto facendo. Oh, mi stai davvero chiedendo un massaggio? Va bene, sappi che l'ho imparato lavorando da Victoria. Ok, arrivo subito, aspettami. Pam, pam, pam. Un massaggio a mio studente. Non c'è niente di strano, ma se si venisse a sapere... Ah, così dovrebbe andare. Mi sento il mio corpo molto più leggera. Oh, pare che abbia funzionato. Bene, ora vado a casa. Non ti stancare troppo, ok? Bene, grazie. Beh, io ho solo l'interesse nell'andare in palestra se nessuno mi vuole stasera. A Kikyoji qualcuno ha bisogno di me. E anche a Shinjuku. Forse mi conviene andare a Shinjuku piuttosto che in palestra. Però vediamo se la persona che penso che sia stasera è disponibile oppure no. Ciao Akechi. Ehi, Star-kun, buonasera. Il servizio inizierà fra poco. Ok, no, non hai bisogno di me. Mi dispiace, Akechi. Ah, peccato, un'altra volta allora. Già, un'altra volta, amico mio. Shinjuku sì, allora, quartiere a luci rosse. Ehi là, sono tornato da te, Chihaya. Oh, sei tu, Star-san. Ci siamo visti l'altro giorno, giusto? Mi ricordo di te, avevi una sorte molto peculiare, se ricordo bene. Prego, accomodati. Vuoi acquistare una pietra sacra, puoi cambiare la tua sorte per appena 100.000 yen. Per quella cifra sarà meglio che non soltanto cambi la sorte, ma che porti pure una fortuna incredibile. Se ne acquisti una è meglio tornare subito a casa a provarla. Beh, cosa vuoi fare? Compriamone. Grazie mille, prego. Prendi una pietra sacra. Ciao 100.000 yen. Molto saggio da parte tua, considerato il fatto che è l'unico modo per evitare una cattiva sorte. Chihaya. È già carica dell'aura di felicità, quindi ne sentirai subito gli effetti. Ricorda di ricaricarla con la luce lunare ogni 3 giorni. Torna da me e fammi sapere come è mutata la tua sorte. Arrivederci. Me ne vado a casa. Molto triste di aver speso 100.000 yen. Oh, sei tornato. Stavo per chiudere, ma ho dimenticato di spegnere i fornelli. Se più si invecchia, più è facile dimenticare le cose. Quindi stavo per morire? No, no. L'ultima volta il capo ha vinto la lotteria. Chissà cosa succederà questa volta. Sarà incredibile, vero? Cioè, abbiamo pagato 100.000 yen per questa Aia, ma che cavolo! Ehi, non puoi pulire un po' più spesso? Questa ghiaia sul fondo della borsa è davvero fastidiosa. Aspetta, ho un brutto presentimento. Ehi, ti dispiace dare un'occhiata al locale mentre... La pietra si è rotta! Che ti è preso? Ah, un sapore salato! Ehi, la pietra sacra è di sale! Phoenix, che sta succedendo? È salata. Che c'è di salato? Ora che ci penso, stavo giusto uscendo per comprare il sale per il locale. Tornerò presto. Tecnicamente dovrebbe essere salgemma. A volte ho visto il capo macinarla. Aspetta quindi, forse la pietra sacra può aiutarti a migliorare in cucina. Ci hai ingannato, mi dispiace Morgana.
cosa? Credi che ci abbia truffato rubandoci 100.000 yen? Con quei soldi avremmo potuto comprare vagonate di tonno. Dunque alla fine la pietra sacra era un falso. La veggente si chiama Chihaya, vero? Ha dei poteri mistici, è evidente. Ma questa cosa è inaccettabile. Dobbiamo andare a protestare. La pietra sacra che ho preso da Chihaya è falsa. Dovremmo parlarle per capire le sue vere intenzioni. Torniamo subito o ci andiamo la prossima volta? Quel Kaneshiro era davvero una piaga per la società. E lo stesso vale per Kamoshida e Madarame. Hanno sfruttato gli altri per soddisfare i propri desideri. Tuttavia le persone intorno a loro erano al corrente delle loro azioni malvagie, o sbaglio? Mi chiedo perché abbiano deciso di chiudere un occhio. Perché le persone si rifiutano di aiutare? Sono troppo spaventate a volte. Quindi è così perché non hanno il coraggio. Gli umani sono così deboli. Gli umani. Ehi, secondo te riuscirò veramente a diventare un umano? Quando ho toccato il tesoro sono riaffiorati alcuni ricordi. Ho cercato di dimenticarli, ma magari non sono affatto un umano. Abbi fiducia in te stesso, Morgana. Io mi fido. Ma con chi credi di parlare? E a pensarci bene, credo proprio di essere umano. Dopotutto sono il cuore pulsante dei ladri fantasma. Se il cuore ha quattro zampe, il mio legame si è rafforzato. Con la bocca aperta. Derubare, chance di ottenere un oggetto quando gioca e esegue un attacco di mischia. Ottimo. Avanti, non ti fa bene stare in piedi fino a quest'ora. Andiamo a dormire. Non vuoi un altro massaggio? Oh, Igor, buonasera. Cos'hai per me questa sera, Igor, amico mio dal naso lungo? Buongiorno, come va? Il nostro padrone vuole parlare con te. Presto, presto ascolto. Questa volta hai sconfitto il ripugnante demonio dell'ingordigia. Ben fatto. Mi rallegra constatare che ti stai dedicando alla tua riabilitazione. Prigioniero, non sei degno di tante parole di gentili. Ti conviene farne tesoro. Ricordi le voci a proposito di quello strano individuo? L'individuo nel metaverso? È una cosa troppo importante. Persino una gallina riuscirebbe a ricordarla. Non darti tante arie. Riguarda quelle persone che hanno avuto un arresto mentale, vero? Proprio così. Si tratta di un individuo dotato di poteri simili ai tuoi. Se un giorno dovessi riuscire a completare la tua riabilitazione, potresti perfino incontrarlo. Un'altra eventualità da attendere con ansia. Sarebbe una vera sciagura se tu non ti rafforzassi le tue abilità. Ti concederò un'abilità degna dei tuoi recenti progressi. Considerala un dono. Sento il mio legame si è rafforzato. Ed è già il secondo legame che rafforziamo in 5 minuti. Impeto dell'arcano supremo aumenta il bonus di punti esperienza dall'impeto arcano. Insomma, quando fai le fusioni, molti più punti esperienza. È ora di andare, prigioniero. Fai ritorno al tuo mondo. Buonanotte anche voi, ragazze. Ed è domenica. Andiamo ad aiutare il nostro amico politico. Miau, che buono. Chi è? Pronto? Sono io, Makoto. Stavi dormendo? No, tranquilla. Grazie al cielo. C'è qualcosa che devo dirti. Kaneshiro mi ha contattato. Kaneshiro? Cosa? Dice che cancellerà il nostro debito. E pare che si sia anche sbarazzato delle foto. E poi... mia sorella e la sua squadra l'hanno preso in custodia. Di già? Minchia. Cosa? Evidentemente non volevano che qualcuno lo facesse sparire, se capisci cosa intendo. D'altronde si tratta della mafia. Mettere a tacere le persone scomode non sarebbe così strano per loro. Già. Questo significa che siamo riusciti a risvegliare il suo cuore? È presto per dirlo con certezza. Capisco. E invece per quanto riguarda quei raptus di cui parlava Kaneshiro?
Non ne sono sicuro, ma credo che si riferisse agli incidenti di cui si sente parlare in TV. Magari hanno davvero a che fare con un'altra persona che si sta girando nei palazzi. Già. Dunque ora dobbiamo solo aspettare di assistere al risveglio del cuore di Kaneshiro. Grazie. Grazie a te, Makoto, di averci avvisato. Oh, chi è che mi scrive oggi? Ho fatto molti progressi. Ho fatto molti progressi con la mia medicina, ma non voglio parlarne in chat. Possiamo vederci? Oppure non ti va se non per un test? Se sto mangiando, forse dovrei rispondere più tardi. Presto aprirò il locale, dopo aver finito lava i piatti. Certo, papà. Scusa, Sugiro. Possiamo rispondere dopo aver lavato i piatti. Ricorda di ringraziare il capo per la colazione, ok? Certo, lo ringrazio ogni giorno. Arigato, Sugiro-san. Papam. Credo che lo sappiate già, ma sono stata incaricata dal preside di cercare i colpevoli. È sulle nostre tracce? Per ora sembra tutto a posto, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Devo chiedervi di cercare di non dare nell'occhio per un po'. A proposito, sono solita passare il tempo nell'aula del consiglio studentesco. Se dovesse esserci un'emergenza, potete venirmi a cercare lì. Grazie, Makoto. Ehi, il programma di televendita non va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata? Assolutamente. Chi altro mi ha scritto? Che si fa oggi? Che si fa oggi? Non riesco a non fare nulla. Sto facendo shopping nel centro commerciale sotterraneo Shibuya ora. Fammi sapere se succede qualcosa per un altro po', rimarrò a Shibuya. Certo, Ann. Tu invece, Yusuke? Osservo i passanti di Shibuya. Osservo l'umanità a Shibuya. Mi stimola la creatività di solito. Fin tanto che non saranno chiari i risultati, dubito di riuscire a calmarmi completamente. Per ora continuerò a osservare l'umanità a Shibuya. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Yusuke, Shibuya, vuoi andare da lui? In realtà sì, ma per un'altra questione. Ok, sono nel sottopassaggio. Non usciamo con Yusuke perché vorrei prima uscire con Takemi. Anche se... Vabbè, prima ce la leviamo Takemi, meglio è, ma non per cattiveria, ma perché almeno così togliamo un confidant che ci chiamerà. E così ci concentreremo tutto il tempo sugli altri confidant. Yusuke, ho bisogno un attimo di te. Vuoi approfittare del nostro patto? Capisco. Oggi cosa chiederai di fare, Yusuke? Di duplicare o creare? Vediamo cosa può creare. Allora, discepolo sagace, assorbe fuoco, riflette ghiaccio, annulla fisico, amplifica sacro. Ok, no. Ti devo chiedere di duplicare, Yusuke. Allora, ti faccio duplicare una di queste due. Facciamo discepolo per adesso. Quindi vuoi chiedergli di duplicare discepolo sagace? Assolutamente. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. Grazie, Yusuke. È venuta benissimo, prendi. Grazie. E questa è una carta al giorno. Devo venire più spesso da te, Yusuke, ricordamelo.